Cesari, l'idea vi solletica oppure no? Sì, 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 assolutamente sì. Ok, fanno di Cesari sì o no? Sì, 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 sì. Bello, cioè a me piaceva, cioè se la fanno bene, basta che non c'è le sfilate con le ciabatte da mare, quelle cose lì che ho visto lì, le Grand Bevù, cioè è una roba seria, se no diventiamo una sagra di paese, dai, se è fatta come si deve, secondo me ridà lustro anche la città, sì, una bella cosa. È una delle trazioni che ci abbiamo da un po' di tempo, ma e quindi sono state un po' lasciate in sordina. Invece adesso ritorna. Noi abbiamo un patrimonio culturale storico non indifferente e che dobbiamo anche saper trasportare ai posteri. E se è inutile, se non conosciamo la nostra storia non abbiamo futuro e dobbiamo anche valorizzarla. Quindi la Fana di Cesari aiuta questa cosa? Io penso di sì. Fanno di Cesari sì, fanno di Cesari no. Non so quanto viene a costare, però penso che attira molto il turismo se viene ben pubblicizzata. Lei l'ha vissuta anche in passato? In passato no, perché ho sempre lavorato stagionale, quindi me la sono sempre persa. E allora è un'occasione per riviverla? Assolutamente sì, quindi dateci sotto, ho fatto un sacco di pubblicità anche fuori, mi ricordo che c'era un sacco di gente. Io arrivavo, tornavo a casa che restavano i superstiti così e dicevo sempre mi devo essere perso una bellissima festa, quindi mi raccomando così. La Fana dei Cesari a luglio dovrebbe ritornare, cosa ne pensi? A me non mi interessa. Ecco, assolutamente. A luglio forse torna la Fana dei Cesari, cosa ne pensi? Mi piace, Le piace? Sì, l'idea. Mi piace l'idea, mi piace tutto, amore, meraviglioso. Lei ha partecipato? Guarda, sì, sì, sempre. Ecco, quindi insomma, il fatto che ritorni per voi è una bella cosa. Molto bella, guarda, era una giornata stupenda, veramente, diversa da tutte le altre. Ci sarà anche la corsa delle bighe. È quella ci vuole. C'ho tutte le fotografie a casa.